Welcome to the Startup Grind. Startup Grind è una community di entrepreneurs, è presente in più di 200 paesi. Quello che fa è organizzare mensilmente appuntamenti con persone influenti nel mondo delle startup, più o meno. Startup, VC, VC, questo quindi venture capitalist, tutto quello che è il mondo finanziario, tutto quello che è il mondo degli entrepreneurs. Oggi abbiamo Raffaele Mauro, il Managing Director di Endeavor, una persona che conosciamo da un po' di tempo, è nel mondo della startup da un bel po' e ci racconterà a breve che cosa fa e cosa ha fatto. Intanto chiedo a Ivan un secondo di venire qui, il padrone di casa, che ci ospita in questo meraviglioso spazio che dicono che sia un ufficio. Sono addirittura esigenze di registrazione. Benvenute, benvenuti. Andrea non ha ancora imparato la lezione, quindi gliela ripetiamo che cos'è SPIN. SPIN è l'ufficio di Arset Invenzio, quindi quello che vedete non è uno spazio eventi, come vi raccontavo durante il piccolo aperitivo, è la sede di una società di consulenza, Bieti Consulenti, essendo specializzati in aiutare le aziende ad innovare, a sviluppare innovazione, si è data una sede, chiamiamola innovativa, perché questa è contemporaneamente il nostro ufficio, la nostra vetrina di marketing, il nostro spazio dove lavoriamo con i nostri clienti. Quarto, ha anche l'intenzione di essere uno spazio, come l'abbiamo chiamato, non di co-working, ma di co-thinking, un po' una roba da consulenti. E quindi ci piace alle 7:30 di sera, dopo che i colleghi sono andati via e sono finite le attività operative, ospitare amici, realtà, player e attori del mondo dell'innovazione generalmente inteso, per pensare insieme come andare avanti e come sviluppare sempre più innovazione. Quindi oggi il piacere era ospitare di nuovo con l'ennesima iniziativa Andrea, che è un ospite quasi fisso ormai di SPIN, verrà a lavorare qua, un posto alla scrivania laggiù c'è, e anche Raffaele, che è un amico di lunghi incontri e lunghi pensieri insieme. Io vi lascio ad Andrea e a Raffaele, grazie di essere venuti. E questo è se quando passate di qua non vedete attività un po' strane dentro, entrate e sarete benvenuti. Grazie mille. Allora partiamo, prima di partire ricordiamo semplicemente che c'è un hashtag, che lo vedete lì su, Startup Grind o hashtag Startup Grind Milano, per piacere twittate, divertitevi, scrivete qualcosa di quelle cose intelligenti che Raffaele dirà. Io quello che dico non lo twittate, non c'è problema. Iniziamo allora, prima di fare la prima domanda devo ringraziare Lorenzo che ha organizzato e ha facilitato tutto questo bellissimo evento, quindi chiedo un applauso a Lorenzo. E partiamo con la prima domanda. Se fossi una startup, quale sarebbe il tuo pitch in 60 secondi? Ok. Endeavor è una no profit che supporta la crescita economica. Scusami. Prego. Raffaele. Se tu, Raffaele, fossi una startup, qual è il tuo pitch? Ok, se io fossi me stesso. Sì, okay, sì, okay. Assolutamente. Allora, io mi occupo, sono appassionato di finanza, tecnologia e geopolitica. Mi occupo di venture capital e ora con il mio nuovo ruolo sto aiutando le imprese italiane ad accedere capitali, a talento, mercati e capitali a livello internazionale. C'è altro tempo, cosa vuoi raccontarti? Questo è il mio pitch in 60 secondi, il pitch deve essere sintetico e non voglio lungo. Bravo, sono d'accordo. Però giusto una cosa, vorrei prima dire una cosa, innanzitutto voglio ringraziare il team di Startup Grind, Andrea, Lorenzo, Ivan e tutto il gruppo di Asset Invest. Secondo me è molto bello che vengano realizzate iniziative di questo tipo e ringrazio voi per essere qui presenti. Fine del pitch. Perfetto, bravissimo. Allora, per parlare allora di che cos'è Endeavor, no? Allora, quindi Raffaele, Managing Director di Endeavor, da quando? Da 20 giorni? Da 20 giorni, un mese circa, pochissimo. Sì. Allora, raccontaci cos'è Endeavor. Allora, Endeavor, come accennavo prima, è una no profit che è basata a New York, esiste dal 98, è presente in 27 paesi del mondo e supporta gli scale up di impresa, cioè le imprese dopo la fase di startup. Perché fa questa cosa? Perché Endeavor si occupa di questo? Perché ha come missione l'aiuto, il supporto alla crescita economica delle nazioni. La crescita economica di lungo periodo e soprattutto la crescita economica in sistemi, in ecosistemi diversi da quelli tradizionali.
cioè Devor non è fatta per andare a San Francisco, è fatta per andare in zone dove c'è la maturità sufficiente per dare un contributo importante, ma serve un altro pezzo, ok? E perché si focalizza sugli scale-up di impresa? Perché gli scale-up di impresa sono cioè le imprese che possono diventare in modo rapido da piccole a grandi, o come si dice anche un po' in gergo tecnico, i cosiddetti high impact entrepreneurs, sono la leva più facile per generare ricchezza e occupazione nel breve periodo in modo sostenibile, ok? E tutto questo lavoro viene fatto grazie a un lavoro di network e di feedback molto complesso, di cui, molto articolato, di cui magari approfondirò in seguito. Noi stiamo aprendo in questo momento l'ufficio italiano, una cosa che a mio giudizio può essere molto utile per il nostro paese, stanno per aprire anche altre countries, e è un modello molto aperto, trasparente, scalabile, che a mio giudizio potrà dare un contributo al nostro paese. Quindi la mia domanda è: perché Endeavor sta aprendo l'Italia? Come mai a un certo punto ha deciso di aprire il mercato italiano? Allora, ci sono varie ragioni, se dovessi dire le due principali sono che, anzi le tre principali sono che, primo, in altri paesi europei, dal profilo simile all'Italia, Endeavor è partita con grande successo, esiste in Spagna da 2 anni, in Grecia da 4 anni, e quindi in Italia può avere senso, con un profilo in parte simile, anche con i suoi problemi, fare un lavoro di questo tipo. Seconda cosa, c'è stata una struttura, cioè ci sono alcuni soggetti anche localmente che hanno sposato questo progetto, e quindi diciamo non soltanto con un push aggressivo, ma anche con una domanda interna ci ha avuto senso partire. Terza cosa, gli elementi su cui le leve su cui lavora Endeavor sono quelle che servono per l'ecosistema italiano, cioè Endeavor lavora su l'approccio transnazionale, la costruzione di reti con l'estero, e lavora sugli scale up, sulla crescita delle imprese, oltre la barriera che tipicamente, sulla quale tipicamente si infrangono le società italiane, le start-up italiane in particolare. Quindi è una cosa che ha molto senso per il nostro ecosistema. Bene, fantastico. Quindi siamo tutti pronti a fare application? No, non è vero. Dobbiamo aspettare di essere prima scale up, giusto? Quindi non al momento iniziale, ma al momento in cui il prodotto esiste, la startup inizia a fatturare dei soldi ed effettivamente da comprovare che effettivamente funziona. E invece che ne pensi dell'ecosistema italiano? Che cosa succede in Italia? Abbiamo avuto una bellissima legge sulle startup innovative, abbiamo un bel push almeno adesso dal mondo del governo, comunque dalle regioni che iniziano a spendere sulle startup, ci sono incubatori, co-working space che iniziano a generarsi ovunque. Che cosa succede in Italia secondo te? Allora, in Italia in questo momento bisogna pensare al livello successivo. Innanzitutto è vero che è molto più facile rispetto a qualche anno fa fare alcuni pezzi del primo miglio di costruzione di un'impresa, però tuttora rimangono grandi, grandi problemi, perché sapete che quella la situazione di natura societaria, fiscale, è comunque molto complessa. In secondo luogo c'è un problema anche dal lato opposto, cioè stiamo parlando del funnel di imprese che cresce, però lato capitali c'è un problema grande, cioè il volume di investimenti in venture capital in Italia è stato diciamo piatto negli ultimi anni, anche a fronte di oscillazioni importanti all'interno in termini economici. Questa cosa è importante perché faccio un esempio a livello anche giuridico. Oggi fare un'impresa è più facile rispetto a qualche anno fa, almeno un pizzico più facile nel primo miglio. Fare un fondo di venture capital è più difficile rispetto a 5 anni fa. C'è un tema di cioè molto difficile in modo strutturato convogliare capitali verso il mercato, specialmente su tagli elevati. Ed sono i tagli cosiddetti round B o round A grandi che mancano in Italia. In Italia mancano i veri investimenti di 3, 4, 5 milioni di euro, anche più, che sono poi l'ossigeno, anche di più, che sono l'ossigeno per imprese che devono scavallare la fase di startup, cioè che devono anche espandersi a livello internazionale, che devono costruire il proprio sviluppo su grandi mercati. E questo è un pezzo molto importante. E in generale, a mio giudizio, c'è questo aspetto di visione internazionale dei mercati che spesso ci manca e su cui bisogna lavorare veramente tanto. Quindi se fossi una startup che ha bisogno di questi capitali, cosa faresti? Allora, oltre a fare application, certo, per rendere. Ovviamente. Allora, innanzitutto qualcosa un po' si sta muovendo, cioè ci sono alcuni fondi in Italia che iniziano a ragionare in quell'ottica e che secondo me è quella giusta.
In secondo luogo, non necessariamente l'Italia è l'unico pezzo di fundraising che una persona deve fare, un'impresa deve fare, che pensare il fundraising in modo anche diverso rispetto al tradizionale funnel del venture capital. Non è affatto detto che sia necessario per tutti adoperare il venture capital tradizionale come canale di finanziamento. Oggi esiste anche un menu di opzioni piuttosto ampio che si sta anche articolando e diversificando nel corso del tempo. Bene, facciamo uno step indietro, torniamo su Raffaele e cerchiamo di capire. Raffaele, prima di fare il Managing Director di Endeavor, che è 24-30 giorni che lo è, che cosa faceva? Ha lavorato per Intesa, prima ancora faceva altre attività sempre nel mondo delle start-up. Raccontaci un attimo il tuo percorso. Allora, parto da Adamo ed Eva, così parto da lontano. Va bene. Perché secondo me è importante per quello di cui parliamo. Io sono nato e cresciuto in una città di provincia, Pescara, una città in cui la scelta tendenzialmente nella vita era o andare in spiaggia, andare in palestra e andare per i negozi di vestiti, o affondare un disagio di eroina e anche peggio, quindi la dico in modo... Io diciamo... Questo non lo twittare, questo non lo registro. Allora, diciamo, io ho scelto la terza via. La terza via per me è stata il computer. Quando avevo 11 o 12 anni, diciamo nel periodo tra 92 e 94, lo shock mentale che ho avuto quando ho scoperto il mondo delle BBS, poi magari spiego di cosa si tratta, cioè delle prime forme di reti con cui era possibile accedere e aprirsi al mondo, è stata una cosa fantastica. Cioè l'apertura mentale, il fatto di poter accedere a una rete neurale espansa che andava al di là di quella in realtà chiusa, mi ha cambiato la vita in modo radicale. All'epoca, meglio dell'eroina. Esatto. La cosa importante è stata che all'epoca internet era diffuso, ma non c'era ancora una grossa diffusione del World Wide Web. Dopo il 94 e il 95 quella cosa. C'erano queste BBS in cui tu ti connettevi col modem, se dovevi connetterti a una, diciamo, l'equivalente di un sito a Milano, dovevi proprio telefonare a Milano. Molto diversa da come oggi per la rete. Però questa cosa mi ha lasciato un segno. All'epoca ero anche molto... Ora diciamo, sono più ricitulito. All'epoca programmavo C++, Lisp, adesso non sono più in grado. Però mi ha lasciato un segno. E questa cosa mi ha tracciato professionalmente nel corso degli anni. Quando ho fatto il dottorato in Bocconi, io sono partito come carriera come un accademico, mi sono occupato del caso Olivetti. Il caso Olivetti è uno dei casi di impresa più belli in Italia. Io all'epoca avevo passato anni di intervistare ex manager, andare nell'archivio storico Ivrea, a capire perché abbiamo avuto in Italia negli anni 50 l'equivalente italiano di Google, cioè un'impresa che investiva in risorse umane, che guardava a 10 anni nel futuro, che si disconnetteva completamente dalle pratiche diffuse sul territorio per quanto riguardava la gestione e la crescita delle persone. E noi vediamo tuttora i frutti di questa cosa, tuttora se noi vediamo chi è stato il primo fondatore di fondi Venture Capital in Italia, il più oltre al Venture di Olivetti, un paio tra i principali partner, alcuni dei principali partner dei fondi VC italiani hanno fatto il loro primo lavoro in Olivetti. Un pezzo importante della nostra storia è stato creato da quel caso. Quindi diciamo, quella è stata un'altra linea che mi ha caratterizzato. Ho fatto poi varie esperienze, ho fatto una mia startup, sempre nel settore di finanza per l'innovazione, e grazie a quell'esperienza sono entrato in contatto con il mondo del venture capital. Da questa cosa è scaturita una delle mie più importanti esperienze lavorative. Ho lavorato per alcuni anni come braccio destro di Massimiliano Magrini. Magrini è l'ex country manager di Google Italia, e l'ho aiutato diciamo, a lanciare il suo primo fondo che oggi è diventato Planet Ventures. Poi ho collaborato anche... Era Annapurna Ventures all'epoca. Si chiamava Annapurna Ventures, era la forma embrionale con cui poi hanno costruito il fondo attuale, che a mio giudizio sta lavorando anche molto bene. Ho avuto anche altre esperienze in altre strutture italiane, con 101 e Oltre Venture, che è una struttura di impact investing. Ho avuto la fortuna di fare un po' di esperienze all'estero interessanti, in particolare un paio di anni negli Stati Uniti, ad Harvard, e anche un'esperienza di 3 mesi nella Singularity University a Mountain View in California. E sono tornato in Italia, dove mi sono occupato, vedo qui anche qualche collega in sala, di innovazione per una delle più grandi banche italiane, Intesa San Paolo, e in cui sono arrivato, diciamo, sono entrato come innovation manager e poi sono diventato capo dell'ufficio di finanza per innovazione.
nell'arco di questo periodo ho sviluppato, oltre ai miei interessi di finanza per innovazione, anche quello di innovazione per la finanza. Nel corso degli anni mi sono anche entusiasmato a temi come quelli delle criptovalute, del Bitcoin, blockchain, che ho seguito anche fin dall'inizio del 2011. Però possiamo magari approfondire in seguito. No, ma approfondiamo. Che cos'è? Cosa ti ha spinto sul mondo dei Bitcoin? Quanti ne possiedi? No, te lo chiedo. Però come è andato? Come è partita questa cosa? Allora, come è partita? Allora, tenete conto che per quel ragionamento che facevo sugli anni 90, io sono sempre stato appassionato anche di alcune tematiche underground, come la crittografia o le tecnologie di decentralizzazione e protezione degli individui. Nel lontano 2011 avevo sentito parlare già di Bitcoin all'inizio dell'anno, però all'inizio ero rimasto scettico. Se uno conosce un po' di storia economica sa che quasi tutti gli esperimenti, la totalità di fatto degli esperimenti di valute complementari o simili hanno avuto vita breve a livello temporale o geografico, cioè applicazioni o molto limitate o spazialmente o temporalmente, o magari crollavano una volatilità elevatissima perché bastava che scappavano i fondatori o che c'era uno spike di inflazione e tutto crollava. Però appunto quando ero in California, la singolarità tramite una serie di nell'estate del 2011, tramite una serie di chiacchierate, ho capito anche qual era la discontinuità tecnologica del Bitcoin. E il Bitcoin è effettivamente una discontinuità di tipo ingegneristico fondamentale, cioè qualcosa che permette di fare qualcosa che prima non era possibile fare. E questa cosa mi ha entusiasmato. E quindi ho continuato a scrivere e fare analisi sul settore, supportare progetti imprenditoriali in quest'area. Se qualcuno volesse approfondire, lascio un paio di riferimenti. Per esempio, l'anno scorso su Limes, rivista di geopolitica, ho pubblicato un articolo su questi argomenti nel numero Moneta Intero, dedicato alla geofinanza, e ho citato un po' gli articoli miei online sia in italiano che in inglese, scritti insieme a Pino Maria De Filippi, che è attualmente una delle maggiori ricercatrici di questo settore, e seguo costantemente le società legate alla Bitcoin e alla blockchain, che come dicevo prima è una delle tecnologie sottostanti che ora è anche diventato un po' un hype presso le istituzioni finanziarie. Bene, passiamo invece al momento in cui sei stato in Intesa, no? Come hai supportato il mercato italiano in quel mondo lì? Come sappiamo, Unicredit e Intesa sono le due banche italiane che sono più verso il mondo delle start-up, probabilmente insieme a Banca Sella, e come Intesa ha effettivamente supportato questo mondo e come lo sta supportando? Cosa hai fatto tu esattamente dentro questa banca? Mi sono occupato di vari progetti, ho seguito sia iniziative legate all'open innovation e al supporto delle start-up, penso ad esempio alla Startup Initiative, che è una di quelle con maggiore track record storico e che consentono alla società di presentarsi in modo efficace agli investitori e fanno networking anche con strutture di investimento. Ho seguito temi legati alla innovazione tecnologica nella finanza, in parte affine a quelle di cui parlavo prima, e nell'ultimo pezzo della mia carriera ho seguito anche nuove tipologie di prodotti fatti apposta per startup e PMI innovative, quindi nuovi tipi di strumenti finanziari fatti per quel tipo di società. Bene, e se dovessi dare un consiglio a uno startup, per cosa dovreste? Cosa dovrebbe fare? Allora, cerco di dare un consiglio non banale, nel senso che chi è già stato in questa stanza per altri incontri già sa che la cosa più importante è scegliere le persone con cui si lavora, la cosa più importante è fare cose di cui le persone hanno bisogno, quindi questi sono i consigli di base però che già conosciamo. Se dovessi dire un pezzo in più, ed è una cosa che ho messo anche nella job description delle persone che voglio assumere nel mio team, è l'approccio high ambition, low ego, cioè avere alta ambizione e bassa presunzione personale. È una cosa che sembra banale, ma è molto difficile trovare simultaneamente nella stessa persona ed è molto difficile avere l'autodisciplina necessaria per adottarla a se stessi. Pensare sempre al pezzo superiore, a fare il miglio in più, però simultaneamente con l'umiltà di imparare ogni giorno da chiunque. Questa cosa è adottarla come autodisciplina personale, secondo me, una delle cose più importanti che vedo negli imprenditori di successo. Bene, parli troppo veloce, siamo troppo in anticipo, mi fa molto piacere, tanto perché così andiamo al punto chiaro. Ma e Raffaele qual è? Quindi adesso partito da un mondo di computer, è passato a un mondo effettivamente di ricerca o comunque di accademico, per poi specializzarsi su qualcosa che è la finanza o comunque qualcosa verso il mondo delle start-up. Adesso si spinge sul mondo delle start-up ad aiutarle effettivamente da dietro.
quindi dalla forza, quindi dando i capitali che possono servire alle start-up. Qual è il... dove ti vedi tra 5 anni? Il mio obiettivo è... mi sento nella strada giusta, nel senso il mio obiettivo è continuare a fare quello che sto facendo adesso su una scala maggiore, cioè io voglio comunque aiutare questo paese a essere migliore nel futuro, lasciare dietro di me qualcosa che è migliore di come ho incontrato all'inizio e farlo con tutte le leve possibili che sono in questo momento economiche, sociali e culturali, possibilmente intersecando le tre cose. Il ruolo dell'Endeavor va benissimo per questo tipo di obiettivo, perché è una società che ragiona a livello sistemico, ragiona a livello di network, si adatta alle specificità locali ma senza mai perdere dal punto di vista globale, che ripeto è una cosa di cui c'è sempre bisogno in questo momento. E torniamo ad Endeavor, quindi qual è il, cioè, come possiamo collaborare noi con Endeavor, noi in generale come società, e dall'altro che cosa stai cercando? Tu hai detto assolutamente che stai assumendo delle persone, stai cercando dei collaboratori che ti possano aiutare a fare questa bellissima startup in Italia. Raccontaci di questo. Allora, una premessa sulla prima parte. Endeavor è come il software open source, cioè chiunque può attingere se entra nella griglia in modo corretto e chiunque può contribuire se lo vuole in varie forme. Le cose che stiamo cercando, per esempio, in questo momento stiamo costruendo una rete di mentor per aiutare le società che saranno in tutti i settori operativi e con diversi livelli di seniority, quindi diciamo c'è questo tipo di aspetto che stiamo valutando in modo stringente. Ovviamente stiamo raccogliendo, abbiamo ovviamente una struttura ben costituita, però diciamo, siamo aperti a corporate sponsorship sia in termini economici sia in kind. Ricordiamo che non ho un Ricordiamo che non... è una no profit, quindi diciamo Endeavor non avrà profitti, si basa unicamente sul supporto dato da imprenditori, aziende e altri soggetti che tendenzialmente non prende soldi pubblici, cioè l'obiettivo comunque è avere un modello il più possibile indipendente, però tendenzialmente il modello è completamente basato sul give back. Aggiungo un altro pezzo su questo tema del give back, perché la filosofia di Endeavor si basa proprio su questo concetto che gli imprenditori di prima generazione vanno a aiutare chi prova a fare la stessa sfida qualche anno dopo. Anche gli stessi imprenditori che noi prendiamo da aiutare, li scegliamo perché hanno già quel mindset, cioè vogliamo le imprese che se hanno successo, tra 10 anni chi le fondate potrà diventare il venture capitalist del futuro, l'angel investor del futuro, il board member del futuro per la prossima generazione di startup. Se avete sentito parlare di questo concetto, viene chiamato a volte quello della PayPal mafia, no? Perché si è visto che chi aveva fondato negli anni 90 PayPal aveva poi 10 anni dopo creato alcune delle più importanti imprese del mondo, penso non so, a Elon Musk con Tesla e altre imprese simili, o lato investitore, per esempio Peter Thiel, che è stato il primo investitore in Facebook e in tanti altri casi di successo. E, bene, questa cosa in misura a volte non mastodontica, però accade, si vede che accade, c'è l'evidenza empirica che accade anche in altri settori e anche in altri ecosistemi. E quindi noi cerchiamo di agganciare il più possibile i imprenditori a questi network in modo da offrirgli delle opportunità in più. Aggiungo magari una parola sul team. In questo momento noi diciamo non avremo un team gigantesco, saremo alla fine 7-8 persone a attendere. Lavoreremo come un piccolo, come struttura simile a quella di un piccolo fondo, anche se di fatto non investiamo in senso diretto. Il tipo di competenza ovviamente è molto trasversale, cerchiamo, io sono potenzialmente agnostico dal punto di vista del background di laurea delle persone, servono persone che sono molto intelligenti, hanno una forte intelligenza fluida, capacità di imparare molto forte, capacità di maturità personale elevata anche in giovane età per poter interagire con imprenditori che hanno già successo e quindi potergli dare supporto qualificato, e appunto questa combinazione rara di volontà di avere grandi risultati, però anche umiltà e la capacità di imparare di ogni giorno. E se volessi dare un consiglio al governo italiano, cosa diresti? Wow. Questa è complicata. Allora, potrei dare tante risposte, alcune più sistemiche, alcune tecniche. A livello tecnico vado proprio sull'ipertecnico. Per aumentare il volume di investimenti in Italia bisogna semplificare la normativa sulle società di gestione del risparmio. Oggi se tu vuoi fare la startup di un fondo di venture capital è incredibilmente costoso, hai lo stesso tipo di compliance dei fondi giganteschi anche se hai il fondo capitale e parti dal giorno 1, e ci sono esempi europei con cui esistono SGR semplificate per fare questo.
sempre la capitale, servirebbe una riforma della cosiddetta prudent bank rule per investitori istituzionali. Perché? Perché all'estero cosa accade? Chi è che investe in Google? Sono fondi come Sequoia Capital. Chi investe in fondi come Sequoia Capital? Fondi pensione, assicurazioni, cioè cosiddetti investitori istituzionali che hanno capitali pazienti, hanno grandi risorse e quindi anche se vanno a allocare una quota minima del loro capitale su venture capital, diciamo, comunque sono grandi risorse in aggregato. Nel 78 ci fu una riforma della prudent bank rule negli Stati Uniti, che cosiddetta ERISA rule, che fece crescere in modo molto forte il mercato del venture capital. Qualcosa di simile non sarebbe molto utile. Terzo pezzo, sempre focalizzato unicamente sul lato investimenti, qualche tipo di misura per facilitare l'exit, in particolare nella forma di acquisizioni da parte di grandi corporate italiane, è una cosa che manca. Le persone investono perché poi c'è la prospettiva di realizzare questi investimenti in modo efficace e questo elemento deve sicuramente... Bene, allora, hai superato benissimo la parte di Fireside Chat dove effettivamente le domande erano abbastanza semplici. Quindi adesso partiamo a parlare di Raffaele, ok? Quindi togliamoci tutti i capelli di venture capitalist, togliamo tutta la parte di accademico, togliamo tutta la parte che hai appena raccontato e proviamo a capire chi è Raffaele veramente. In questa parte, questi ultimi, diciamo, 10 minuti di conversazione prima di aprire le domande del pubblico, cerchiamo di capire i tuoi interessi e qual è il tuo mindset, no? Il tuo... Come dicevi prima, cerchi persone che non dicono sempre io, cioè che non siano un ego fortissimo, ma che si stanno effettivamente a collaborare con tutti. Sentiamo effettivamente le tue risposte. Questo è difficilissimo, nel senso che tantissime persone, a partire da Gasperini, Cannavale, cose del genere, sono caduti quasi tutti. Qual è il tuo libro preferito? Allora, leggere è la mia passione fondamentale, quindi è difficile trovare un singolo Scegline titolo. Uno. Ne scelgo uno che potrebbe essere appropriato per il momento storico, che è Allegro ma non troppo, di Carlo Cipolla. Carlo Cipolla è stato uno dei più grandi storici italiani dell'economia e scrisse questo libro come regalo di Natale per i suoi amici. Dentro c'è un saggio che si chiama La teoria della stupidità umana, che a mio giudizio è una perla di saggezza applicabile sia al contesto personale che lavorativo. La dico in 3 secondi per spiegare. Carlo Cipolla sostiene che gli esseri umani o i nostri comportamenti si dividono in 4 quadranti. Ci sono le persone, ci sono i banditi, che sono quelli che per vantaggio personale fanno danno agli altri, ci sono gli sprovveduti, quelli che per fare vantaggio agli altri, aiutare gli altri, però si danneggiano, ci sono gli stupidi, che sono i più pericolosi di tutti, che fanno danno agli altri però danneggiandosi simultaneamente, e sono molto più frequenti di quanto tu possa pensare ovunque, in ogni professione, in ogni cultura, in ogni sesso, e poi ci sono gli intelligenti che cercano di fare qualcosa che fa vantaggio al resto del mondo, però a vantaggio anche loro stessi. Allora, in realtà di questi 4 quadranti ognuno di noi ne ha un pezzo all'interno e ognuno di noi nella giornata, secondo me, si distribuisce tra queste 4 tipologie di azione. La cosa bella è un po' la saggezza di Cipolla, è cercare di indirizzarci come vettore verso il quadrante dell'intelligenza, cioè di cercare il più possibile di trovare quelle poche azioni che però ci aiutano e aiutano gli altri simultaneamente. Detto che non si era preparata la risposta, si vede che c'è una prassi accademica, bravissima. Qual è il tuo film preferito? Questa è complessa perché... Per questa rispondiamo in meno tempo. Allora, se dovessi dire tra i film usciti nell'ultimo anno... Per dirla breve, penso che sia un capolavoro, lo chiamavano Gigolo Bo, che è uno dei migliori film italiani degli ultimi anni, a mio giudizio, da vedere insieme a Non essere cattivo di Caligari, che è un altro film bellissimo. Se dovessi dire storicamente, ce ne sono tanti, penso, non so, a Nirvana, a Salvatores, a... Perfetto. E la tua, se fosse una stagione, quale saresti? Probabilmente l'inverno. Perché? Perché sono nato a dicembre. Quindi ho compleanno e Natale assieme che creano gioia, quindi scherzo. E se fossi un animale, quale saresti? Probabilmente il lupo. Qual è il miglior complimento che tu abbia mai dato? Credo che il complimento migliore che ho dato magari non erano parole, ma era uno sguardo pieno di ammirazione e amore. E il miglior complimento che tu abbia mai ricevuto? Quando per esempio qualcuno mi ha detto che lo avevo o l'avevo aiutata a trovare un po' la sua vocazione.
Raffaele, in tre parole, e non sono solo cuore e amore? Sono un curioso di professione.